Ciao a tutti, questa è la tastiera di Logitech, la K380, una tastiera che ha riscosso un successo eccezionale sul mercato e ora che ce l'ho tra le mani cerco di capirne i motivi. Innanzitutto posso dire che è estremamente compatta, è molto molto carina esteticamente, questi tasti rotondi gli donano qualcosa di in più, direi. Come potete vedere, i tasti hanno una corsa, tra virgolette, semi breve, che offre una bella esperienza d'utilizzo. Anche il peso comunque non è dei più leggeri, sinonimo di compattezza e robustezza. Lateralmente abbiamo il tasto di accensione. Fra le caratteristiche principali abbiamo questi tre tasti che ci permettono di associarla in Bluetooth a tre diversi dispositivi, quindi tenerla associata, non so, ad esempio all'iPad, al nostro Mac o piuttosto che un altro dispositivo. Non abbiamo tasterino numerico ovviamente per la compattezza della tastiera, però abbiamo tutti i tasti numerici sulla prima riga. Abbiamo una svariata serie di tasti funzione, funziona con due batterie mini stilo che dovrebbero garantire una lunga durata. Io per testarla l'ho associata al mio iPad, vi faccio vedere in quanto tempo si rende operativa. Creo una nuova nota. Dal momento in cui accendo il tastino, accendo la tastiera, è già associata solo a questo iPad, quindi accendo il tastino, nell'arco di pochi secondi vedremo che la tastiera sarà già operativa. L'esperienza di digitazione è davvero ottima. Ciao a tutti, questa è la K380, come potete vedere. Funzionano anche una serie di tasti funziona, come potete vedere abbassiamo la luminosità, la alziamo con il tasto, questo tasto andiamo ad alzare e abbassare il tastierino e poi comunque possiamo, come potete vedere, tasti frecce scendono, salgono. E poi se volessimo associarla a un altro dispositivo ci basterebbe cliccare il tasto 2 o 3, come potete vedere non funziona più su questo dispositivo, rimpremo l'1, ritorniamo a scrivere sul nostro iPad. Una tastiera veramente ottima sia da scrivania sia da portarsi appresso. Un'ottima tastiera, direi alternativa alle classiche tastiere originali Apple. Non per questo deve essere associata assolutamente ad un prodotto Apple, è una tastiera Bluetooth che quindi può essere associata a qualsiasi altro dispositivo che consenta la tecnologia Bluetooth. La tastiera è veramente bella, a me è piaciuta molto e dai primi giorni di utilizzo ho capito perché ha riscosso così tanto successo. Compattezza, robustezza, bella esperienza d'uso con i tasti, non perde mai un colpo per quanto riguarda le associazioni, pur non avendo dei pin come ad esempio su un iPad Pro piuttosto che un iPad Air di ultima generazione. La consiglio vivamente in alternativa alle tastiere originali. Bel prodotto. Ciao a tutti.